Sailor Moon. Pioggia di Sailor. X-Men, anch'io sono un gran fan di X-Men. Però vedi com'è coccolone, dai, vedi. Sì, devo dire che almeno è l'unico gatto che non mi ha aggredito. A furia di parlare delle invasioniste barbariche, era solo questione di tempo prima che ne subissi una anch'io. Per cui a questo giro rompiamo la quarta parete e vediamo Seba invadere casa mia. Seba farà amicizia con Indy, scoprendo che non tutti i gatti lo odiano. Omaggerà la padrona di casa con gadget irripetibili, dimostrerà che il jet lag causa l'incapacità di gonfiare palloncini e proverà assieme a Lilletta un meraviglioso strumento di tortura medievale per rimuovere i peli del naso. Siamo arrivati a Milano. Bene, inizia l'avventura. Vediamo com'è sta stanza. Come si mette quella carta qui? Non male. È compresa sia la colazione che la cena. Niente male, direi, no? Vediamo un po' che vista c'è. Mi piace questo perché sei praticamente davanti alla stazione di Milano. E oltre a essere davanti alla stazione di Milano, puoi fare check-in a mezzogiorno e check-out a mezzogiorno, che quella è una bella cosa. E quindi io sono arrivato adesso a mezzogiorno e ho già fatto il check-in, che è fantastico. Direi che mi posso fare un buon caffè. Vabbè, comunque, ciao a tutti ragazzi, sono tornato in Italia, oggi sono a Milano, yeah! Oggi mi vedrò con Lilletta e Eli, non vedo l'ora. E niente, farò fare il tour di casa sua, eccetera, eccetera. Un po' duro. Ok. Guardate, ok. Allora, vediamo se riconoscete i personaggi. Quello nello sfondo sono io. Allora, qua abbiamo Sailor Pluto. Visto che c'è. Sì, infatti, mettila via, vai. No, Mettila via. Ma come mai ne mancano un po' di Sailor o ma sembra? Ce ne ho... Oddio, è caduta Sailor. La pioggia di Sailor. A me piaceva tanto, però sai cosa mi è sempre spiaciuto? Che Sailor Saturn, che poi quando è diventata una Sailor è sempre stata bambina, a me è sempre spiaciuto perché secondo però me lei aveva un potere della Madonna, oltretutto non la facevano mai combattere. Vabbè. Secondo me era più figo se lei fosse diventata una sì, esatto. Grande. Infatti è una di quelle cose che me riuscirò a rimetterla mai in piedi. Chi è questa? Ah, questo è Milord senza la mano. Sono cadute tutte. Senti, adesso c'è stata una reazione a catena, è peggio del bullying. Oh, che bello, c'è anche Giorgia cosplay. No, quella è Elettra. Ma però devo dire che cadono perché hanno questi codini. Sì, enormi. Hanno le teste troppo grandi, non è che sono state fatte molto molto bene. Ma... ce li ho anch'io questi dell'IKEA. Sebastiano, sono finite, basta a casa di Lilletta. Queste sono dell'IKEA, parte vero? Prima, sì. Queste sono dell'IKEA. Parte prima. Poi hai qualcosa a casa, è incredibile. Sì, ma infatti li ho nascosti in qualche cosa perché me l'hanno regalati. Però sei una gran fan di Totoro. Sì, tantissimo. Dai, raccontami qualcosa, raccontami qualche indiscrezione che nessuno sa di Lilletta. Vediamo la collezione di... DVD, questa... Buffy, la mia collezione preferita. Ecco Buffy. E dov'è che sono? Hai già comprato tutti i manga, immagino? Di Buffy, certo, come no? X-Men, anch'io sono un gran fan di X-Men. Cos'è questo di Final Fantasy X-2? L'avevo comprato in Giappone, praticamente, quando ancora non avevo accesso a internet, non c'era la gente che registrava su... Ci sono tutte le cutscene di Final Fantasy X-2. Ah, ero invece... fissatissima. Sì, ma questo non è originale, immagino. Sì, l'ho comprato in Giappone, pensa. Ma è originale? Dall'Amazon giapponese. Oh. Allora sarà originale. Questa è la trilogia The Ring, che secondo me sono i tre libri più belli che ho mai letto. Davvero? Mamma mia. Qua ah, non sapevo che si chiamano Ring, Spiral Loop. Questo, arrivi alla fine a leggere e dici... Di cosa parla il terzo? Perché i film dove arrivano? I film copre il primo, abbastanza fedelmente, e il secondo, ni. Quindi il terzo non c'è niente? No, il terzo non c'entra niente. Come mai? Non c'è il film perché è troppo difficile. Cioè, è impossibile spiegartelo, devi leggerlo perché è impossibile. Non puoi neanche raccontare, non puoi neanche farmi un riassunto. Di te che certo. Fai sempre i riassunti di 3 minuti. È un programma di realtà virtuale, tu dici che cacchio c'entra con gli altri. Sì, esatto. Ring? C'entra. Davvero. Quindi in realtà poi si scopre. Quello è un pane morbidoso. Vabbè, comunque ci siamo divertiti abbastanza in casa Lilletta. Allora, se non l'avete capito, c'ho il jet lag, è per quello che sono rincoglionito. Se no, ci avrei un po' più di energia. Però inquadriamo il gatto così facciamo le visite lo stesso. Però vedi com'è coccolone, dai, vedi. Sì, devo dire che almeno è l'unico gatto non mi ha aggredito. Io sono allergico ai gatti comunque. Che forse se... troppo tempo ti verrebbe un po' da starnutire. Sì, ma non importa alla fine. Tanto alla fine si vive una volta sola, isn't it? Bene, questo gatto continua a darmi il culo. No, perché lui vuole che gli sgrattugi il culo. È vero. Pensate bianco, vedi. Si chiama incontinenza pigmentale. Davvero? È una mutazione genetica, come chi ha gli occhi d'eterocromia, un occhio verde e un occhio azzurro. Ah, tipo Yuna, sì, esatto. Di Final Fantasy X.
Lui è un X-Men, perché è una mutazione genetica. Direi che si può salutare, dai. Dai, Lilletta, vuoi dire qualcosa? Ciao.